Che cosa strana questa salvezza, di cui sentiamo parlare così spesso dal sacerdote in chiesa e troviamo ripetuta in tante pagine della Bibbia. Nel nostro tipo di vita così frenetico e materialista, non è percepita come cosa urgente a cui pensare, perché ci sono ben altri problemi concreti e fondamentali da affrontare ogni giorno. La salvezza riguarda e appartiene alla vita che verrà. Non è di molto aiuto per quella presente. E poi, semmai, quando sarà il momento, ci penseremo. Ma cosa significa in questa vita essere salvi? Significa accogliere l'amore del Signore e imparare a donarlo, amando Dio e i fratelli come Lui ci ama. Non ci sono due vite distinte da vivere, quella in terra e poi l'altra in cielo, ma ne esiste una sola, che incomincia qui per poi attuarsi e completarsi nella casa del Padre. È fondamentale allora iniziare da ora a conformare la nostra esistenza a come sarà quella in cielo, per renderla idonea nel momento del passaggio nell'eternità. Per questo è bene soffermarci nei momenti di silenzio e di meditazione a misurare questo concetto di eternità in cui sfocia la nostra vita. Una vita eterna che sarà, come abbiamo detto, il proseguo conseguente del nostro vivere terreno. Se non abbiamo vissuto nell'amore, la nostra sarà un'eternità senza amore, nell'infelice condizione di angoscia eterna per la mancanza di luce, calore, comunione, gioia, cioè per la mancanza della presenza e dell'amore di Dio. Sono questi, infatti, i frutti dell'amore destinati a chi, fin da ora, fidandosi del Signore, ha accettato di vivere con Lui e di seguirlo sul cammino dell'amore, mettendo la propria vita a disposizione sua e dei fratelli. Gesù, oltre che pagare col suo sacrificio il debito per i peccati di tutta l'umanità, è venuto ad indicarci la strada e a darci il suo amore come nutrimento e forza necessaria nel difficile cammino che ci aspetta per raggiungerlo nel suo regno di gioia. In gioco ci sono un'eternità di beatitudine oppure di dannazione. Come possiamo dire «Vorrei, ma non ho tempo», «Non ho un minuto libero neppure per me, con tutto quello che c'è da fare». Proprio perché è difficile per noi mettere a fuoco questo concetto, conviene fermarsi di proposito a riflettere ogni tanto sulla dimensione infinita dell'eternità, per capire come in suo confronto anche 100 anni di vita sulla terra siano un nulla e che non ci resterà niente di tutto quello che abbiamo costruito e posseduto dedicandogli così tante energie e tanto tempo. Se non impariamo ora a frequentare il Signore per conoscerlo e amarlo, come potrà un giorno accoglierci come figli e fratelli nella sua casa, se non avrà avuto con noi un rapporto di confidenza e di amore?
Lui certamente non cesserà mai di provare ad aprire il nostro cuore per farsi conoscere ed amare da noi. Ma se attirati e presi da altri interessi e piaceri lo rifiutiamo o non lo consideriamo importante, finiremo per impedirgli di donarci la sua salvezza, che è felicità vera e vita eterna. Non siamo così ciechi e sciocchi da non capire che cosa ora è veramente importante. Non rimandiamo a dopo, non illudiamoci dicendo che alla fine tutto andrà bene. Purtroppo, quando con la morte saremo di fronte a Lui e vedremo chiaramente davanti a noi la dimensione infinita del tipo di eternità che abbiamo scelto e meritato nella vita, sarà impossibile tornare indietro, o pentirsi in quel momento, o imparare allora a vivere nell'amore. Proprio come ricorda quella parabola del Vangelo che racconta l'esperienza delle cinque vergini stolte che non si erano fatte trovare pronte all'arrivo dello sposo. Allo stesso modo, il Signore risponderà anche a noi: Io non vi conosco, non vi ho conosciuti durante la vostra vita. Ci ho provato, ma non me lo avete permesso. Avevate sempre cose più importanti e piacevoli da fare. Andate allora per sempre lontano da me, nel posto da voi scelto. Impariamo quindi a vivere sì il tempo presente con tutto l'impegno e l'amore necessari, ma senza farlo diventare l'unica risorsa di felicità che abbiamo a disposizione, sapendo che una vita di beatitudine ci aspetta nell'eterna gioia del cielo. È questo che dà senso alla nostra vita e a quella dei fratelli. Viviamo allora i nostri impegni e attività con questo sfondo di eternità, per dare una giusta proporzione e importanza a quello che facciamo, essendo consapevoli della provvisorietà della nostra esistenza terrena. Approfittiamo infine dell'opportunità che ci offre il cammino quaresimale che stiamo iniziando, per trovare quel tempo necessario a riflettere e ad attuare concretamente quei cambiamenti di vita di cui abbiamo bisogno, ma che tante volte, per negligenza, abbiamo rimandato o ignorato. Sappiamo bene, infatti, quanto ci siano indispensabili per poter accogliere in un cuore purificato il dono della salvezza e della Pasqua eterna preparata per noi dall'amore infinito del Padre.